Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Cristo, Figlio di Dio e della Vergine Maria, nato dalla stirpe di Davide, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Questa sera, quinto giorno della novena del Natale, iniziamo questo nostro momento con il canto del Lucernario. All'ascolto della parola facendo risuonare il canto delle antiche profezie. Città di Sion, ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno, e i monti stilleranno dolcezza, scorrerà latte e miele tra i colli, perché verrà il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Ecco, verrà il Signore Dio, un uomo della casa di Davide salirà sul trono. Voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. Ecco il Signore viene, venite adoriamo. Ecco, verrà il Signore nostra difesa, il Santo di Israele con la corona regale sul capo. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino agli ultimi confini della terra. Ecco apparire il Signore, non mancherà alla parola data. Se ancora non giunge, ravviva l'attesa, poiché certo verrà e non potrà tardare. Ecco il Signore viene, viene. Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Lo adoreranno i potenti del mondo e lo serviranno tutte le nazioni della terra. Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte. Siederà sul trono di Davide, suo padre, e sarà nostro sovrano. Gli sarà dato il segno del potere e della gloria. Ecco il Signore viene, venite adoriamo. Betlemme, città dell'Altissimo, da te uscirà il pastore di Israele, nascerà nel tempo egli l'Eterno e nell'universo sarà glorificato. Quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace. Manderà il Signore il suo servo e a lui darà il suo potere. Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide e sarà per il popolo come un padre per i figli. Ecco il Signore viene, viene. Disponiamo adesso ad accogliere, ad ascoltare un brano del profeta Isaia.
benedici il mio pane. E tu del profeta ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettura del libro del profeta Isaia. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia, lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rispondiamo alla parola ascoltata con il polisalmo. Frema il mare vasto e fecondo, sia in festa tutta la campagna, danzino di gioia gli alberi del bosco, davanti al Signore che viene a governare la terra. Acclamate Dio, abitanti tutti della terra, cantate e suonate a gloria del suo nome, intonate il canto, battete il tamburo, fate vibrare l'arpa e la cetra, al suono della tromba e del corno, gridate di gioia davanti al Re, il Signore. Venite, lodiamo il Signore, gridiamo di gioia al Dio che ci protegge. Andiamogli incontro con gratitudine, cantiamo a Lui canti di festa. Venite, in ginocchio adoriamo, inchiniamoci al Dio che ci ha creati. Spunta nel buio una luce per i giusti, Dio clemente, pietoso e fedele. Il nostro Dio viene e non tarda, consola e ha pietà dei suoi miseri. A Gerusalemme pianta la sua tenda, in Sion pone la sua abitazione. Dura il suo regno per generazioni, quanto il sole e quanto la luna. Scenda come pioggia sui prati, come acqua su aride terre. Nei suoi giorni fiorisca la giustizia, cresca la pace finché non si spenga la luna. Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno. Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra. La giustizia camminerà davanti al Signore e seguirà l'impronta dei suoi passi. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto. Sappia la terra come egli ci guida, conoscano i popoli come egli ci salva. Il Signore è comprensione e tenerezza, non dimentica mai la sua promessa. Viene il Signore con infinito amore. Ci mettiamo ora in ascolto dell'antica antifona. Oh.
Abbiamo ascoltato questa antifona che ha cantato appunto questa immagine un po' particolare, la chiave di Davide. Ecco, diventa questo un riferimento anche al potere. La chiave dice appunto l'appartenenza di qualcosa. Ecco, il Signore Gesù è colui che appartiene la chiave del cielo, la chiave del paradiso. E allora avvicinarci al Signore Gesù in questa novena di Natale, in preparazione a questa grande solennità, vuol dire proprio riconoscere in Lui colui che ha il potere, colui che ci dona la vita, colui che ci dona anche questa esperienza di sentirci invitati, di tenere questa porta aperta, una porta di accoglienza. E allora davvero facciamo nostra l'invocazione che abbiamo ascoltato in questa antifona. Vieni e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Gesù porta con sé un potere spirituale, qualcosa che può cambiare radicalmente la nostra vita, liberarci dalle nostre schiavitù, illuminare le nostre tenebre. Per questo davvero anche questa sera lo invochiamo. Vieni, Signore Gesù, libera il nostro cuore dalle tenebre e dall'ombra della morte. Leggiamo insieme l'antifona del quinto giorno. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può aprire. Vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Lasciato i potenti ai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua miseria. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. L'anima mia magnifica il Signore. Insieme. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può aprire.
Vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Gesù, tu sei la chiave che apre tutte le porte. Per te ha senso tutto ciò che esiste. Da te tutto prende luce. Fa che ci apriamo alla tua venuta e possiamo entrare con te nel regno del Padre tuo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Al Padre che è nei cieli, eleviamo la nostra lode di figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Ci diamo appuntamento sempre domani sera alle 21 per la novena di Natale. Buonanotte.